Ciao a tutti, io sono Viola e voi come vi chiamate? Rispondete nei commenti qui sotto, conosciamoci meglio! Non dimenticate di cliccare like e di iscrivervi al canale però! Diventiamo amici, dai! Sin da quando ero bambina, il mio sogno è sempre stato quello di combattere in nome della giustizia e di diventare avvocato. I miei ci scherzavano su e dicevano che ero troppo brava e rispettavo troppo le regole. Un giorno sono andata al cinema con i miei. Il ragazzo che era davanti a noi ha perso dei soldi. Gli erano caduti dalla tasca. Mamma e papà si stavano già sfregando le mani. Ma io li ho raccolti subito e li ho restituiti al ragazzo prima che li prendessero i miei. Mi ha ringraziata. I miei genitori invece erano sul punto di strapparsi i capelli. Viola, essere così onesta non ti porterà da nessuna parte. Ricordati le mie parole. Non capivo perché fossero così avari. Infatti erano due agenti immobiliari di successo e non gli mancava niente. Vivevamo in una grande casa di 5 stanze e avevamo anche una macchina costosa. Ma a quanto pare a loro non bastava. Quello invece era il mio ragazzo, Travis. Ci siamo incontrati a un evento di beneficenza e da quel giorno ci battevamo entrambi per la giustizia. Per esempio, abbiamo organizzato un flash mob per salvare il parco cittadino che doveva essere demolito. Liberate gli alberi! Salviamo la natura! Io e Travis eravamo due parti della stessa mela e ci capivamo perfettamente. All'inizio i miei approvavano la nostra relazione, ma a un certo punto, per qualche motivo, hanno iniziato a ripetere che avrei dovuto lasciarlo. Il cuore mi dice che ti nasconde qualcosa. Beh, il mio cuore invece mi diceva che i miei genitori stavano nascondendo qualcosa. Ultimamente si stavano comportando in modo strano. Un giorno stavo tornando a casa da scuola quando la mamma mi ha chiamata e mi ha detto che aveva visto Travis baciare un'altra ragazza in un bar. Non le credevo, ma ho deciso di controllare. Ciò che ho visto mi ha spezzato il cuore. Il mio ragazzo ci stava provando con una cameriera. Non ho ascoltato le sue scuse. Ho urlato che era finita e l'ho bloccato sui social. Avevo il cuore in mille pezzi. La situazione è precipitata ulteriormente. Quando sono arrivata a casa, i miei mi hanno dato una notizia terribile. Viola, siamo stati licenziati e abbiamo perso tutti i nostri risparmi. La mia vita è stata stravolta. Abbiamo dovuto vendere la casa e ci siamo trasferiti in un piccolo appartamento in periferia. Credevo che dopo il trasloco avrei avuto un po' di tempo per superare la rottura con Travis. Invece i miei sembravano impazziti. Hanno iniziato a farmi impazzire con mille richieste strane. Per esempio, la mamma si è messa in testa che dovevo stringere amicizia con la vicina, l'anziana signora Marple. Non mi riferisco ad Agatha Christie. La vicina si chiamava davvero così. Ma se sapete chi è Agatha Christie, allora sono molto fiera di voi. La mamma mi costringeva ad andare a trovare la signora Marple e la viziava con dei dolcetti fatti in casa. Quella signora soffriva di solitudine ed era commossa da quei gesti. Così ha iniziato a trattarmi come se fossi sua nipote. Oh, Viola, grazie per la torta. Perché non entri? Beviamo un tè e giochiamo un po' a bingo. Non posso, devo sbrigare una faccenda per i miei. Ci vediamo. Non stavo mentendo, i miei mi avevano chiesto un favore per davvero. Per qualche strano motivo volevano che comprassi alcune bistecche e che le portassi vicino a un negozio intorno a mezzogiorno. Che follia. Pensavo che dopo il licenziamento mamma e papà avessero perso completamente la ragione. Tuttavia ho fatto come mi hanno chiesto. Ero in piedi accanto al negozio quando una ragazza con un grosso cane al guinzaglio mi è passata accanto. Il cane mi ha ringhiato all'improvviso e ha iniziato ad abbaiare come un pazzo. Mi è quasi venuto un colpo. Baxter, smettila, cane cattivo! La ragazza si chiamava Polly. Ha calmato il cane e ha detto che di solito era molto più amichevole. Per scusarsi mi ha invitata a casa sua. Ha accettato perché non avevo ancora stretto amicizia con nessuno. Inoltre avevo bisogno di svagarmi un po' e di non pensare a Travis. Ecco il mio indirizzo. Ti aspetto allora, a stasera. Sono andata a casa con le bistecche. A quanto pare erano quelle il motivo per cui Baxter era impazzito. Più tardi ho detto ai miei che sarei andata a casa di una nuova amica. Polly viveva in una grande villa, la sua famiglia era ricca sfondata. Tutta la casa era letteralmente d'oro. Tuttavia Polly non era viziata. Sembrava gentile e amava gli animali. Oltre a Baxter aveva altri 10 cani. Io e Polly abbiamo trascorso la serata giocando ai videogiochi e guardando i nostri video preferiti di Diario Segreto. Ero al settimo cielo perché avevo trovato un'ottima amica. Sfortunatamente, quando sono tornata a casa, però, ho ricevuto una brutta notizia. Viola, io e tuo padre abbiamo chiesto il divorzio.
La povertà li aveva messi a dura prova. Quello stesso giorno papà si è trasferito in un motel. Ero distrutta. E la mamma è diventata depressa. È rimasta sul divano per giorni ad autocommiserarsi. Poco dopo ha iniziato la terapia. Tuttavia le cose sono peggiorate, perché le hanno prescritto dei farmaci costosi che non potevamo permetterci. Le ho detto che avrei cercato un lavoro, ma la mamma aveva altri piani. Viola, la tua amica è ricca, giusto? Non possiamo chiederle un po' di soldi in prestito? Quell'idea non mi convinceva. Tuttavia non riuscivo a vedere la mamma in quelle condizioni. Così ho parlato a Polly dei miei problemi. Mi ha consolata e mi ha prestato i soldi per le medicine. Grazie, te li ridarò. Ho dato il denaro alla mamma e ho sperato che la situazione migliorasse. Ma poi papà ha chiamato e ci ha detto che la sua macchina si era rotta e che non poteva andare a lavorare. Piove sempre sul bagnato. Tesoro, la tua amica è ricca sfondata. Iniziava a darmi veramente fastidio. Mi vergognavo da morire. Ma ho chiesto un altro prestito a Polly. Così papà è riuscito a sistemare l'auto. Gli si è illuminato lo sguardo e mi ha proposto di fare un selfie. Dai, Viola! Cheese! Non sono riuscita a sorridere e nella foto assomigliavo a una zucca marcia. Dopo la rottura con Travis, il trasferimento e il divorzio dei miei, sentivo una voragine nel cuore. Mamma e papà si comportavano come due bambini. Un giorno un mio ex compagno di classe mi ha scritto che il parco che avevamo cercato di salvare sarebbe stato demolito. Quella era la ciliegina sulla torta. Dovevo tornare in città e occuparmene. Così ho chiesto a papà di prestarmi la sua auto per un paio d'ore. Viola, non sei ancora abbastanza grande. Ti accompagno io. Ok, ma sbrighiamoci. Siamo andati in comune per capire come mai avevano deciso di distruggere il parco. Immaginate la mia sorpresa quando ho visto Travis. Era lì per il mio stesso motivo. Nessuno ha voluto ascoltarci e ci hanno cacciati. Travis voleva spiegarmi che cos'era successo al bar. Ma papà l'ho allontanato e mi ha fatta salire in macchina. Stai alla larga da mia figlia, carogna! Viola, i tuoi ti stanno manipolando! Dannazione, loro sono... Papà mi ha portato a casa. E la mamma mi ha detto che la signora Marple aveva una strana proposta da farmi. Tesoro, la vicina è andata per negozi, ma mi ha chiesto se puoi sistemarle i mobili del giardino. Cosa? Perché? Non lo so, non è qui. Mi sembrava che tutti intorno a me fossero impazziti. Tuttavia ho aiutato quella signora anziana e ho sistemato i mobili del giardino. Ovviamente la mamma non mi ha nemmeno offerto il suo aiuto. Non voleva rovinarsi le unghie. Tra l'altro da quando aveva i soldi per permettersi la manicure? E il giorno seguente la mamma mi ha detto che la signora Marple voleva che le svuotassi la piscina. Ho fatto come mi ha chiesto e poi sono andata da Polly. Abbiamo giocato con i suoi cani ed è riuscita a rallegrarmi un po'. C'è una ragione se si dice che i cani sono i migliori amici dell'uomo, dico bene? Più tardi ho incontrato la signora Marple vicino a casa sua. Stava cercando qualcosa sotto al portico. Mi sono avvicinata e le ho offerto una mano. Non trovo le chiavi. Dove le avrò messe? Signora Marple, le hai in mano? Oh, giusto. Ultimamente non sono in me. Dimentico le cose con molta facilità. Per esempio, non ricordo di aver sistemato i mobili in giardino, né di aver svuotato la piscina. Sì, l'ho fatto io, ma è stata lei a chiedermelo. Davvero? Non mi ricordo. Oh, devo riposare un po' prima di impazzire del tutto. Abbiamo scambiato ancora quattro chiacchiere e poi sono tornata a casa. Il mattino seguente, la signora Marple è venuta da noi e ha detto che sarebbe partita per qualche settimana. Mi ha dato le chiavi di casa sua e mi ha chiesto di prendermene cura. Viola, per me sei come una nipote. Mi fido di te. Non la deluderò, signora Marple. Quando se n'è andata, la mamma mi ha strappato le chiavi dalle mani e mi ha detto che si sarebbe occupata lei della casa della vicina. Non sei abbastanza grande per prenderti una responsabilità simile. Ingiustizia. Mi trattavano come un'adulta solo quando volevano che guadagnassi qualche soldo o quando c'era qualche mobile da spostare. Ma se volevo guidare la macchina oppure occuparmi di una casa, mi trattavano come una bambina. Ero al limite. E sapete una cosa? Avevo il presentimento che la mamma mi avesse chiesto di spostare i mobili e di svuotare la piscina della signora Marple solo per farla impazzire e per costringerla ad andarsene. Ma perché la mamma voleva una cosa simile? Mi girava la testa. Così ho deciso di fare una pausa e di andare in città per scoprire che cos'era successo al parco. Tuttavia, prima che entrassi in comune, un signore anziano è venuto da me. Sembrava ricco.
Tu sei Viola, ti ho riconosciuta. Sì, mi chiamo Viola. E lei chi è? Io sono il signor Rodriguez. Sono felice di incontrarti. Come va al rifugio? Posso fare qualcosa per aiutare? Aspetti un attimo, ci siamo già incontrati. Di che rifugio sta parlando? Il rifugio per animali a cui ho donato del denaro. Credevo che fossi un pazzo o che mi avesse scambiata per qualcun altro. Ma il signor Rodriguez ha preso il telefono e mi ha mostrato un sito di beneficenza che era ricollegato a me. C'era persino una mia foto accanto ad alcuni animali abbandonati. Cosa? Com'era possibile? Mi sono ricordata che quella foto me l'aveva fatta papà. L'aveva modificata e aveva creato un sito falso per raccogliere fondi destinati a un rifugio inesistente. Dovevo arrivare in fondo alla questione. Ma poi ho ricevuto all'improvviso una chiamata da Polly. La mia amica era furibonda. Viola, perché mi hai detto che i tuoi hanno divorziato e che siete al verde? Li ho appena visti insieme in un ristorante di lusso. Mi dispiaceva davvero per te. Mi hai usata solo per i soldi, bugiarda. Mi ha sbattuto il telefono in faccia e mi ha mandato una foto dei miei seduti in un ristorante di lusso. Ma che cavolo! Avevano mentito sul divorzio per costringermi a chiedere un prestito a Polly. Aspettate un attimo. Ecco perché volevano che stessi fuori da quel negozio con quelle bistecche. Volevano che diventassi amica di qualche riccone. Volevo urlare, cavolo! Poi Travis è uscito dal comune e mi ha svelato un'altra cosa sui miei. Ti giuro che non ti ho tradita! Tua madre ha pagato una cameriera che ci ha provato con me. Perché avrebbe dovuto farlo? Ha detto che mamma e papà erano due agenti immobiliari senza scrupoli. Infatti avevano venduto alla sua famiglia una catapecchia e gliel'avevano fatta pagare una fortuna. I genitori di Travis li avevano denunciati. I miei avevano perso la licenza e avevano dovuto pagare una multa salata. Sanno quanto sei onesta. E non volevano che scoprissi che sono due truffatori. Alla fine tua madre ha pagato la cameriera per fare in modo che tu mi lasciassi e che io non riuscissi a dirti niente. Non riuscivo a credere che invece di cercare un altro lavoro per pagare le tasse, i miei fossero diventati due truffatori. Mi controllavano come un burattino solo per far guadagnare loro qualche extra. Ho salutato il signor Rodriguez e Travis e sono tornata a casa. Era arrivato il momento di dare una lezione a mamma e papà. Quando sono arrivata, ho scoperto che la mamma aveva affittato la casa della signora Marple. Quello era un altro modo per guadagnare un po' di soldi senza lavorare. Avevano fatto in modo che acquistassi la fiducia della signora Marple per farla impazzire, così che se ne andasse e che mi lasciasse le chiavi. Quando ho capito che i miei mi avevano usata di nuovo, mi sono infuriata. Ma ho deciso di aspettare il momento giusto e di non dirgli niente. Un paio di giorni dopo sono andata con la mamma per negozi e sulla strada del ritorno abbiamo incontrato papà, bianco come un lenzuolo. Ha detto che aveva lasciato l'auto nel parcheggio di un motel e che gliel'avevano rubata. Cosa? Lasciamo le borse a casa e andiamo alla polizia? Quando siamo arrivati a casa abbiamo incontrato la famiglia a cui la mamma aveva affittato la casa della signora Marple. Che cosa ci fate qui? A quanto pare la signora Marple era tornata e li aveva cacciati. Ma siccome loro avevano già pagato la mamma, avevano deciso di stabilirsi a casa nostra. Prima che i miei potessero digerire quelle informazioni, un van ha parcheggiato in giardino e ha fatto entrare in casa nostra un sacco di cani. Ma che cavolo sta facendo? E che senso? Questo non è un rifugio per animali. C'è scritto sul suo sito. Porteremo qui i cani randagi tutti i giorni. Dopodiché si è voltato e se n'è andato. Che casa di pazzi. C'erano bambini che volavano e spaccavano i mobili, cani randagi che abbaiavano e correvano dappertutto. I miei erano neri di rabbia, ma non potevano farci niente. Mi hanno trascinata con loro alla polizia. Hanno spiegato a un poliziotto che la macchina di papà era stata rubata e tutto il resto. Il poliziotto ha guardato i miei con aria incredula, ma ha deciso di seguirci e di arrivare in fondo alla questione. A quel punto la situazione è diventata ancora più strana. La macchina di papà era parcheggiata in garage e casa nostra era vuota. I cani e la famiglia rumorosa erano spariti. Il poliziotto si è arrabbiato, ha sgridato i miei e ha dato loro una multa per falso allarme. Quando se n'è andato, mamma e papà si sono scambiati un'occhiata confusa. Non capisco che cosa stia succedendo. Sto diventando pazza. Anche io. I miei non avevano un bel aspetto, così ho proposto loro di uscire sul retro per prendere una boccata d'aria. Sì, mi sembra una buona idea. A quel punto hanno incontrato tutte le persone che avevano truffato. Travis, Polly, il signor Rodriguez, la signora Marple e la famiglia a cui avevano affittato la casa. A
Avete capito che cosa era successo? Quando ho scoperto la verità sui miei, ho architettato un piano e ho deciso di vendicarmi insieme alle vittime per portare alla luce le truffe dei miei. Travis aveva noleggiato un carro attrezzi per spostare la macchina di papà dal parcheggio al nostro garage. Nel frattempo, io ho spiegato tutto per telefono alla signora Marple e lei è tornata dalla sua vacanza. Abbiamo spiegato la situazione anche alla famiglia che aveva affittato casa sua e l'abbiamo convinti a stare al gioco. Polly aveva portato i suoi cani da noi, così che papà capisse che non andava bene mentire in quel modo. E mentre eravamo in centrale, la mia squadra aveva ripulito la casa. Tada! Ora potete applaudire. Viola, sei stata tu! Mi hanno aiutata i miei amici. Beh, come ci si sente essere trattati come dei burattini? Hanno evitato il mio sguardo e hanno ammesso di aver superato il limite. Dopodiché si sono scusati e hanno ridato il denaro ai proprietari. Alla fine hanno dovuto trovare un vero lavoro per pagare la multa. Polly, Travis e la signora Marple non si sono arrabbiati con me. Il signor Rodriguez era deluso perché il rifugio si era rivelata una truffa. Aveva creduto di aver dato del denaro in beneficenza per una buona causa. Ho pensato al parco che sarebbe stato demolito e gli ho proposto di fare una donazione per salvare la natura. Gli piaceva la mia idea e mi ha persino proposto di diventare sua partner. Siamo riusciti a salvare il parco e abbiamo persino avviato una piccola azienda di magliette ecosostenibili. Quando ho percepito il mio primo stipendio, i miei mi hanno chiesto dei soldi. Scusate ragazzi, ma prima dovete crescere. Ho dato una lezione ai miei genitori avari. Se pensate che ho fatto la cosa giusta, allora cliccate like, iscrivetevi al canale e lasciate un commento qui sotto.